Un saluto e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Oggi ci concentreremo sul capoluogo della Toscana, parleremo di Firenze, ma parleremo in generale della gestione delle città, diciamo così, perché il Covid ha sicuramente messo a dura prova i bilanci delle grandi città, soprattutto delle grandi città d'arte, lo abbiamo detto spesso, e quindi, diciamo così, il bilancio di quello che è stato fatto e anche il futuro, soprattutto il 2022, il 2023, insomma, quella sarà una ripresa economica, cercheremo di capire quanto interesserà appunto anche le città e quanto la gestione ordinaria dei bilanci può essere complicata da questo periodo. Parlando però anche in realtà partendo dalle piccole cose, perché insomma questo è un tema che ci sta sempre molto a cuore, parlando delle città e proprio pochi giorni fa su un editoriale uscito sul Corriere Fiorentino si faceva riferimento alle piccole cose come paradigma in qualche modo anche per parlare, per rendere una città grande, partire dal piccolo per rendere una città grande. Questo editoriale l'aveva scritto Stefano Fabbri e noi oggi lo abbiamo in studio con noi. Buonasera e benvenuto Stefano. Buonasera, buonasera a tutti. E buonasera e benvenuto in collegamento all'assessore al bilancio del Comune di Firenze e tante altre deleghe, ma insomma oggi parleremo di questo, Federico Gianassi. Buonasera Gianassi. Buonasera a voi. Allora, vorrei partire proprio da Stefano Fabbri per parlare un po' di questo tema, no? Il rilancio e ripensare le città oggi sembra una questione molto importante e dirimente, no? Soprattutto per le città, come dicevamo, che hanno sofferto di più a causa del Covid. Te ponevi l'attenzione, hai posto l'attenzione anche su alcuni piccoli capitoli, diciamo, no? Che sembrano di solito secondari quando si parla delle grandi visioni che città come Firenze devono avere, ma in realtà poi sono quelle che hanno a che fare con la vita dei cittadini tutti i giorni, no? Sì, l'editoriale è uscito in seguito anche a una serie di servizi fatti dal Corriere Fiorentino su appunto piccole cose che non vanno, che magari possono sembrare marginali, ma che poi in realtà costituiscono un po' il biglietto da visita di una città. Ho cercato di metterlo in relazione con un altro sforzo molto grosso che in questo momento mi sembra sia in corso a Firenze e che è stato varato dal sindaco Nardella con il suo, diciamo, dietrofront, è brutto dirlo, ma di questo si tratta ed è un dietrofront che lui ha rivendicato fino in fondo rispetto a una visione del cosiddetto nuovo rinascimento. Ha detto, il sindaco ha detto qui occorre una città che sia più vocata al contemporaneo, che non viva di rendita del proprio glorioso passato e basta. E ho pensato che tutto sommato, mentre è in corso uno sforzo così grosso di ripensare la città nella direzione che dice il sindaco, alcune cose però non possono essere trascurate, cioè non possiamo aspettare che sia pronto, diciamo, il progetto della nuova Firenze perché alcune cose invece vengano messe a posto. E in questo senso mi è sembrato un po' anche naturale riferirmi non tanto a quello che accade oggi riguardo alle eventuali responsabilità, ci saranno sicuramente, dell'amministrazione attuale, ma anche di ciò che sta accadendo da circa almeno due Sì, decenni, e cioè 20-30 anni dicevi, no? sono 20-30 anni che c'è L'aziendalizzazione. questa aziendalizzazione, per cui se c'è una panchina che si rovina, ora magari l'assessore mi Sì, smentirà, certo. però magari dobbiamo fare, come dire, un bando, una gara d'appalto per sostituire la panchina, oppure se c'è una siepe, magari in un posto meno frequentato che è essiccata, non si sa come fare. Ora, tutto questo preso da solo rischia di essere, come dire, uso un termine brutto, populismo, cioè di insistere semplicemente su degli aspetti su cui, come si dice a Firenze, è tutto sbagliato, è tutto da rifare. Tanto siamo fiorentini e da questo punto di vista siamo abbastanza indulgenti, diciamo così, a criticare. Se legato invece a questo progetto di una nuova città, di una nuova prospettiva, credo che anche, diciamo, la logica delle piccole cose abbia un senso. Io su questo sono molto d'accordo, ovviamente voglio tirare in causa Federico Gianassi, insomma Stefano Fabbri che non si può tacciare di populismo, lo sanno tutti e lo sappiamo bene, però io sono d'accordo sul fatto che insomma, è giusto parlare di smart city, progettare le smart city, no? Però poi bisogna partire anche dalla concretezza delle piccole cose, appunto. Lo avete presente e anche sul tema dell'aziendalizzazione, insomma della complicazione burocratica nel fare determinate cose, è un tema secondo lei sull'amministrazione, sulla gestione delle città di oggi? Beh, è sicuramente un tema condivisibile quello che ha posto Stefano Fabbri e che rilanci tu oggi, Alessio Pugioni, qui in questa occasione, ma lo condivido sinceramente, ecco, non perché siamo oggi a interloquire tra di noi. E devo dire, sta un po' anche nella tradizione di questa città. Il sindaco ama ricordare spesso
quel pensiero di Giorgio Lapira quando, pensando alla difficile professione del sindaco, di Firenze, ricordava che doveva essere capace di sostituire le lampadine, era il momento della prima illuminazione pubblica della città, e anche al contempo però di occuparsi di pace nel mondo. Per dire, una piccola cosa è una grandissima, la più grande possibile, che però il sindaco di Firenze doveva in qualche modo affrontare, senza, per quanto siano enormemente diverse, dimenticare l'una o l'altra. Cioè una visione, globale, internazionale, nella quale proiettare Firenze, che è città del mondo, ma al contempo anche l'attenzione alle piccole cose, perché fatte bene le piccole cose diamo un contributo enorme alla qualità di vita dei nostri concittadini nella città. Quindi condivido la sfida che lancia Stefano Fabbri. Ora, ovviamente, io non mi posso limitare a condividerla perché la nostra amministrazione è in campo per volere dei cittadini non da ieri, ma da 7 anni, e io ho fatto parte di questa giunta fin dal primo giorno. Quindi, in qualche modo, siamo chiamati non solo a condividere un'opinione, ma anche a dimostrare di, se la condividiamo quell'opinione, di percorrere la strada giusta. Io penso che se noi dicessimo che a Firenze non c'è la cura delle piccole cose, estremizzeremmo il concetto facendo una forzatura che non risponde alla verità. Ma se al contrario, da membri di questa amministrazione, dicessimo che c'è una cura eccezionale che non ha bisogno di un nuovo sforzo, altrettanto commetteremo un errore. Io penso che abbiamo intrapreso una strada importante, che ha fatto segnare anche alcuni aspetti significativi sulle piccole cose. Quando oggi mi capita di girare, laddove è possibile, faccio un'autobattuta sui viali di circonvallazione con l'altro, Se ci trovo riesce lo a causa del spazio traffico, traffico che è composto, consentitemi, mio diranno Fiorentino, insomma, che è composto del verde urbano che divide le due strade. Non c'era qualche anno fa, è proprio un piccolissimo esempio. Oppure le aiuole fiorite, che vediamo nel periodo primaverile alimentarsi con i bei fiori che richiamano la storia e anche il nome di Firenze, Fiorenza, città del fiore. Però non può bastare, perché invece c'è ancora un pezzo di strada molto importante. E Fabbri, in questo caso, io credo individui anche uno dei punti, non l'unico, ma uno dei punti importanti. L'eccesso di burocrazia non è amico della buona qualità delle cose. È il frutto, l'eccesso di burocrazia, di un pregiudizio che c'è nei confronti della pubblica amministrazione, nei confronti della serietà della pubblica amministrazione, che induce il legislatore nazionale, quindi un altro pezzo della politica, a riempire norme su norme, a fastellarle una sopra l'altra, rendendo poi difficilissimo l'operatività concreta. Serve più semplificazione. Non è un caso che siano proprio i sindaci italiani a lanciare questa grande sfida di semplificazione alla politica nazionale, alle istituzioni nazionali. Aspetta Quindi su un attimo, questo punto importante, forse Giasi. non l'unico, aggiungo, io credo serva anche amore per la città, di tutti, di ciascuno, anche dell'amministrazione comunale, perché fare un lavoro di cura delle piccole cose con amore produce un risultato maggiore, con Aspetti un amore, attimo con perché. passione, con dedizione. A volte ci sono, mi taccio, operatori, ad esempio, di Alia, che con una cura spasmodica curano piccoli metri del centro storico, calpestati ogni giorno da centinaia di migliaia di persone, per fortuna stanno tornando, ma che determinano un'usura. Ecco, io li ho visti, alcuni di loro, con una grandissima attenzione, curare anche il piccolo spazio. Quello è un buon modello. Quindi lotta alla burocrazia, amore per la cura delle cose, un pezzo di strada è fatto, un pezzo di strada è ancora da fare. Basta questo, Stefano. E poi, insomma, quali sono alcuni esempi? Se li citavi, tra l'altro, insomma, lo ricordiamo e volentieri, il Corriere fa anche una campagna per cui raccoglie anche le istanze dei cittadini direttamente in questi giorni. Però, insomma, quelle, diciamo, che ha detto Gianassi è la ricetta giusta per risolvere un po' questo. La ricetta non lo so, la strada è giusta quando dice che c'è molta strada da fare e individua appunto nella burocrazia uno che basta che non rappresenti un alibi, la burocrazia, però dove, diciamo così, dove individua nella burocrazia un peso, un fardello Anche che una ovviamente sfiducia l'amministrazione. nell'amministrazione, diceva Gianassi, forse, da Sì, parte del questo potere centrale. da parte del potere centrale. Questo non lo so, credo che il potere centrale stia facendo di tutto per rendere la vita difficile all'amministrazione locale, per cui forse non so se si tratta di sfiducia, ecco, questo no. E poi bisogna sempre stare attenti, se posso aggiungere, a usare con molta cautela il termine degrado. Io cerco di usarlo il meno possibile, perché se
se si parla, il degrado è una cosa molto relativa, però chi parla di degrado, diciamo, io ho un'idea di degrado, ecco, chi ne parla, parlandone, diciamo, di alcune zone di Firenze, forse ha girato poco, ecco, forse non è stato a Roma, a Palermo, a Milano, anche diciamo, nelle città più importanti dove queste cose esistono. Esiste un problema che è quella della negazione di un ben vivere che invece sarebbe possibile a Firenze, no? Anche per le dimensioni che questa... Tra l'altro non ci può venire come alibi il fatto che dobbiamo sostenere un peso che è quello indotto del turismo, non ce l'abbiamo avuto quest'anno, quindi questo aspetto, diciamo, viene meno. Sì, di quel turismo che consuma e basta e non rilascia niente sul territorio, diciamo. Sì, sono molto d'accordo, tra l'altro mi pare anche Gianassi si possa dire che non è più soltanto, non è soltanto una questione ormai che si rifà alle periferie, perché spesso parlando di, insomma, una parola brutta, non usiamo volentieri, ma di decoro, perché poi tiene insieme tante cose, alcune anche sbagliate, in parte lo diceva anche Fabri, però insomma spesso fino a un tempo fa ci si riferiva alle periferie e nelle grandi città probabilmente è così, più ci si allontana dal centro cittadino più è complicato, diciamo, gestire le cose e dargli un'immagine in un certo modo o una gestione anche delle piccole cose, però Firenze in realtà, essendo da una parte una città piccola e da un altro un lavoro che è stato fatto sulle periferie, insomma il problema è diffuso, diciamo così, se c'è un problema la questione riguarda tutta la città, anche le zone del centro, no? Sì, io non sono mai stato un grande amante della definizione di periferia contrapposta al centro. Spesso facciamo un esempio, quando parliamo del quartiere nord-ovest, il quartiere 5, parliamo di periferia. Beh sì, se guardiamo i confini urbani storici della città, ma se guardiamo l'area metropolitana fiorentina, che ormai non è solo un'entità sulla carta, ma sta prendendo forma con tanti progetti, il quartiere 5 di Firenze, ad esempio, è nel centro dell'area metropolitana fiorentina. Anche se, insomma, è relativo a volte il concetto di degrado, ma anche quello di periferia è centro. E poi ogni luogo della nostra città, ogni rione, ogni quartiere hanno all'interno un microcosmo tipico delle città, quindi con un'alternanza tra commercio e artigianato, con diverse tipologie di commercio, con luoghi di aggregazione sociale. Quindi non vedo questa contrapposizione da molto tempo, il che non vuol dire che non vi siano problemi talvolta nel centro e talvolta nei luoghi meno centrali della città, ma è superata senza dubbio quella contrapposizione. Sono luoghi nella città che sono molto, molto diversi. Il centro storico evidentemente ha storicamente, non l'ho avuto l'anno scorso, ma lo sta già recuperando in questi mesi, un afflusso di persone molto importante, non solo turisti e visitatori, ma anche lavoratori che per molto tempo sono arrivati, via via che si ridurrà lo smart working torneranno ad aumentare, lavoratori che nel giorno arrivano nel centro e lo vivono, quindi è un luogo più piccolo ma molto vissuto. Questo comporta una serie di conseguenze in termini non solo negative, bisogna stare attenti a non sbilanciare il punto di vista, anche positive sul tema della vitalità, sul presidio, sulle occasioni culturali. Però evidentemente l'alto tasso di dinamismo può produrre una maggiore usura e quindi ci sono le difficoltà che si connettono al tema dell'eccessiva presenza e all'eccessivo movimento. In altre zone della città ci sono altre tematiche. Il tema io credo che debba coinvolgerci è che indipendentemente dalla tipologia di quel rione, di quella strada, la missione deve essere simile, cioè lavorare con attenzione su prospettive di breve termine, cioè la manutenzione che può passare dalla sostituzione della rastrelliera alla riparazione della buca, alla pulitura dell'imbrattamento, ha invece una filosofia più di medio e lungo periodo che si lega alla visione della città, che certamente non può essere strada per strada, ma in ogni caso la visione di medio e lungo periodo sui quartieri e sulla città, che porta a trasformarla con i principi di rigenerazione urbana dei contenitori dismessi oppure con la sostituzione del trasporto pubblico tradizionale un po' anacronistico con quello più moderno ed efficace, la tranvia, ecco, quelle sfide di medio e lungo periodo invece raggiungono l'obiettivo più alto di trasformare e condurre i quartieri secondo principi di sostenibilità e di benessere nel futuro, perché Firenze è gloriosa della sua storia, ma come diciamo spesso non deve essere ancorata al suo passato, deve essere ancorata al suo futuro. Stefano, solo una cosa velocissima su questo, te citavi anche l'assessorato alle piccole cose, no? Un po' di tempo fa esisteva a Firenze, te lo chiedo, c'è anche una questione che riguarda, diciamo, lo scambio, la comunicazione può avvenire da una cittadinanza attiva e magari si può fare anche partecipe di segnalare, di dire quello che c'è, è un'amministrazione che viene percepita lontana, l'assessorato alle piccole cose riguardava anche questo oppure non è questo il problema? Allora, l'assessorato alle piccole cose che è esistito ormai qualche decennio fa, non so neanche se poi ha avuto efficacia, ma di sicuro aveva forse
un vantaggio, cioè quello di dare un punto di riferimento comunque ai cittadini, perché se c'è qualche cosa che non va su una siepe, su una buca, su una panchina, eccetera, si entra, come dire, in un labirinto di segnalazioni che è abbastanza complicato. Avere, diciamo così, un unico interlocutore, uno sportello unico, penso che possa essere vantaggioso, ma se posso, volevo dire una parola a proposito di questo rapporto tra centro e periferie. Ha ragione l'assessore a dire che, insomma, le periferie di Firenze, insomma, non è che possono essere considerate alla stregua delle banlieue di altre città europee, tutt'altro. Io vivo in un'area che è compresa, tra l'altro credo sia un'area nella quale vive anche l'assessore, tra, diciamo, i viali di circonvallazione e il Ponte San Donato, tanto per non essere troppo precisi. Ed è un'area che ha una cura, una sua cura particolare, un'area difficile, un'area ex industriale, ex artigianale, dove non è facile riuscire anche a riconnettere un tessuto che possa essere efficace per viverci bene. Il problema serio a questo punto è invertito, cioè a Firenze il problema sta diventando il centro. È la teoria della ciambella con il buco. Lo abbiamo svuotato di funzioni e quel buco che è rimasto vuoto ma era riempito dal turismo in maniera benefica per alcuni aspetti, pessima per altri, oggi è vuoto e mostra, diciamo così, la sua difficoltà a allinearsi con questo ben vivere. Sì, sono d'accordo, questo è un grande tema, non voglio aprire questa pagina perché è un'altra pagina, ma sicuramente è uno dei temi di cui parleremo molto anche quest'anno, anche perché proprio del tema di cui si va a parlare adesso, del bilancio, come dire, sul bilancio incide tantissimo, diceva giustamente Stefano Fabbri, anche la questione del turismo, insomma, se c'è da una parte va gestito, e va gestito probabilmente anche in maniera un po' migliore, bisogna governare i flussi in maniera un po' migliore di come è stato fatto, è un problema di tante città, ma ce l'ho anche Firenze, dall'altra parte però è una fonte davvero molto importante per i bilanci. E noi questa mattina è stato approvato il bilancio consolidato per il 2020, quello riguarda l'aggregazione, diciamo, tra il comune e le partecipate, quindi ne parleremo tra pochissimo con l'assessore. Prima però sentiamo le parole del sindaco Nardella, questa mattina ha risposto a Chiara Valentini sul bilancio approvato stamattina, ma anche appunto su quello che era il rischio un po' di tempo fa, insomma l'annuncio di Nardella fu: rischiamo di dover spengere i lampioni sono rimasti accesi, come sarà il 2022? Sentiamo. A proposito di soldi, stamattina c'è il Consiglio Comunale sul bilancio, lei qualche mese fa lanciò un allarme, addirittura c'era un deficit di bilancio, disse spengiamo i lampioni, poi per fortuna non è stato necessario, quest'anno come va? È servito, direi che quell'allarme ha spaventato un po' di gente, alla fine i soldi sono arrivati, ma le città hanno subito molto ovviamente le conseguenze economiche del Covid, sia dal punto di vista dei bilanci ma anche dal punto di vista delle famiglie. Teniamo conto che a Firenze il numero di famiglie in difficoltà è aumentato moltissimo. È vero che oggi hanno annunciato che l'economia italiana aumenterà al ritmo del 6% del PIL, però è anche vero che c'è un paese reale, fatto di persone che hanno perso il lavoro per la pandemia, di famiglie in grandi difficoltà che hanno bisogno di aiuti per pagare l'affitto, hanno bisogno di aiuti anche per fare la spesa. E dobbiamo fare un grande sforzo per il bilancio preventivo del 2022, perché il 2022 insomma, diciamo, sarà anche una vera ripartenza a tutti gli effetti. Non sono previsti aumenti di tasse, di prelievi fiscali, il comune certo non andrà ad aggravare una situazione già piuttosto pesante causata proprio dall'aumento del costo delle materie prime e dell'energia. Questa è la Nardella, parto da Stefano Fabbri sul commento sulle parole del sindaco. Intanto mi sembra, insomma, molta concretezza, no? Cioè di dire stiamo attenti a quello che è la vita dei cittadini, non ci saranno aumenti di tasse per il 2022, questo è un annuncio importante per tanti. Che... Sì, assolutamente, anche perché poi, diciamo la verità, ciò che è mancato per quanto riguarda il turismo, bisogna anche andare a vedere un po' di dati, ora è inutile, magari non ce n'è tempo. Però io credo ci sia anche una narrazione molto forte del fatto che questa città vive soltanto se c'è il turismo, anche dal punto di vista del suo gettito, dal punto di vista fiscale. Io qualche dubbio mi permetto di averlo, come mi permetto di averlo guardando i dati anche per quanto riguarda il problema dell'occupazione. Sostanzialmente Firenze è una città che ha questa fortuna straordinaria di essere attrattore di turismo, ma in realtà resta, dal punto di vista del tessuto economico, e i dati della Camera di Commercio lo confermano, una città manifatturiera e anche industriale. Il polo produttivo, insomma, il vero motore della Toscana, in qualche modo, guardando i numeri. Senta, Assessore, le do la parola sul bilancio di stamattina, intanto poi parleremo anche di quello che sarà quello di previsione. Le do la parola guardando anche la grafica, l'abbiamo preparata, insomma, su quelli che sono i numeri, diciamo, del bilancio approvato stamattina, che appunto, l'abbiamo detto, comprende il Comune di Firenze, più la Fondazione del Maggio, la Fondazione del Teatro della Toscana, 7 società controllate, che sono la Alia, la Casa, l'Ataf, la Mercafir, la SAS e la
della Silfi, sono 6, quindi ce ne siamo dimenticata una, e le 19 partecipate. Il risultato dell'esercizio totale attivo di 9 milioni di euro. Nella nota, il riportato, il bilancio consolidato mostra una solidità dello stato patrimoniale che chiude con un attivo lievemente superiore rispetto al 2019 sullo stato patrimoniale, mentre vengono sostanzialmente confermati tutti i valori positivi degli indicatori patrimoniali ed economici. Le chiedo di spiegarci, diciamo, questa dicitura, cioè che bilancio è stato a fronte del risultato dell'esercizio. Se non sbaglio, in realtà nel 2019 era di circa 30 milioni in più di quello di oggi, quindi insomma chiaramente il Covid ha influito in questo, nel 2020, anche su questo bilancio, no? Non c'è dubbio, questo è il bilancio consolidato che sostanzialmente mette insieme, fa dialogare il bilancio del Comune di Firenze e il bilancio delle società partecipate, delle fondazioni partecipate dal Comune, che vengono individuate nel gruppo complessivo che poi compone appunto il bilancio consolidato. È un obbligo di legge, ma è un obbligo molto importante, perché ci consente di verificare alla chiusura di tutti i bilanci consuntivi qual è stato il risultato complessivo, non solo del Comune di Firenze, ma anche di tutte le realtà partecipate dal Comune di Firenze. Ed è stato dimostrato anche dalle relazioni tecniche che lo accompagnano che si tratta di un bilancio sicuramente positivo, che indica una forte robustezza, una solidità complessiva. Questo è un dato sicuramente molto positivo, che chiude anche con un risultato d'esercizio attivo di 9 milioni di euro. Però è vero, se lo compariamo al dato del 2019 antecedente, quindi al Covid, in quel caso, per quanto gli indicatori siano rimasti coerenti, il risultato d'esercizio fu addirittura di 40 milioni circa di euro. Quindi si può festeggiare che complessivamente il dato consolidato mostra solidità e robustezza anche nell'anno Covid, con un risultato positivo, ma certamente il Covid ha influito significativamente su questi risultati. Possiamo però festeggiare il fatto che, malgrado il disastro del Covid, il Comune di Firenze ha resistito e le sue aziende partecipate hanno resistito. Ovviamente poi, analizzando caso per caso, troviamo situazioni molto diverse. Alcune aziende che hanno operato in mercati regolamentati, come l'acqua e il gas, hanno lavorato comunque con risultati buoni e solidi. Alcune aziende che hanno lavorato sul sistema degli eventi o sul sistema del movimento in strada hanno subito risultati peggiori. Penso alla società dei parcheggi, con un minor numero di persone che hanno circolato, o alla società della fiera, con il blocco delle fiere, hanno subito risultati sicuramente peggiori. Ma nel complesso siamo riusciti, malgrado il Covid, a formalizzare oggi un quadro che analizza tutto quello che è successo in modo molto rigoroso, lo fotografa esattamente per come si è svolto, positivo. E questo è un segnale francamente da cogliere favorevolmente, che ci dice che siamo sulla buona strada. Ovviamente l'anno in corso è diverso, perché è l'anno della prima e vera ripartenza, e quindi sarà interessante vedere come il sistema dei bilanci post pandemia si svilupperà. Proprio su questo, siccome siamo quasi in chiusura, abbiamo due minuti, Stefano, la lascio a te, insomma, la questione: qual è secondo te il tuo punto di domanda da fare, da girare all'assessore per il bilancio, diciamo, di previsione, cioè che cosa dobbiamo aspettarci, quali sono i rischi, come dire, per una città come Firenze nel 2022? Sappiamo che deve essere l'anno della ripresa, già questo in corso, soprattutto il prossimo, dove bisognerà porre l'attenzione. Io insisto su questo, cioè credo che sia abbastanza difficile e anche forse pericoloso, ma questo io non faccio l'amministratore, quindi mi posso permettere il lusso di dirlo, cercare di immaginare una prospettiva che poggi, lo ripeto ancora fino alla nausea, in gran parte sul flusso turistico e sulle sue possibilità, diciamo, di poter derivare, diciamo, delle risorse. Credo che, peraltro, almeno gli esperti, insomma, sono abbastanza unanimi nel dirlo, prima che si torni a livelli che sinceramente io spero di non raggiungere più, pre-Covid, almeno per quanto riguarda, diciamo, non tanto il funzionamento del turismo quanto la pressione che un certo tipo di turismo esercitava su Firenze, credo che ci sarà da aspettare almeno 2 o 3 anni, quindi forse c'è anche il tempo per cercare di riorientare delle scelte e forse anche per organizzarsi diversamente, anche se immagino che sia difficile, perché far funzionare una città come Firenze costa e i soldi vanno trovati, quindi non vorrei essere sicuramente nei panni dell'assessore che, insomma, poi il bilancio alla fine li deve chiudere. Assessore, in risposta a questo, un minuto proprio. Sì, è tutto vero, così come è vero che l'autonomia comunale è piuttosto limitata. Parlavamo prima degli interventi nazionali sulla burocrazia, ma ci sarebbe un altro campo da aprire, su quale è effettivamente l'autonomia
fiscale o nell'attrazione delle risorse di cui su cui può basarsi un'amministrazione comunale. Faccio soltanto un esempio: il comune di Firenze è un comune che certamente ha il flusso turistico molto elevato in cassa delle risorse da quando esiste l'imposta di soggiorno. Prima del Covid avevamo calcolato per il 2020 circa 49 milioni di entrate. È evidente che non ci sono grandi spazi alternativi concessi dalla legge che permettono al comune di recuperare 49 milioni. L'imposta maggiore che il comune incassa è l'IMU che vale sul patrimonio immobiliare. Però questo non vuol dire che bisogna invece disperdere l'occasione di nuove strade, solo che è più complesso realizzarle. Io vi faccio un esempio: noi stiamo ad Velocissimo, sì. esempio costruendo un percorso nuovo nell'ambito delle aziende partecipate dal comune, un settore che io seguo, la cosiddetta multi-utility, che è la scelta che da altre parti hanno già fatto e che in Toscana sembra impossibile, ma noi la vogliamo fare e io penso che proprio la faremo, di mettere insieme alcune aziende che oggi gestiscono un solo servizio per avere una grande realtà industriale multiservizio, che offrirebbe più solidità non solo per gli investimenti e per i servizi al cittadino, ma probabilmente anche con qualche ritorno in più per l'amministrazione. Ma si possono fare molti altri esempi. Non si costruiscono in un giorno, ci vuole del tempo, bisogna lavorare ed è una strada comunque da intraprendere, con la consapevolezza che diciamo, le entrate che oggi il legislatore consente al comune di attivare sul turismo sono chiare e nette, da altre parti un po' meno. In bocca al lupo allora anche per questo lavoro all'assessore Federico Giannazzi, Grazie. grazie per essere stato con noi, grazie mille a Stefano Fabri per averci Grazie dato una a mano, voi, buona sempre gradito serata. in studio con noi, lo ritroverete spesso, noi ci salutiamo per oggi ma ci vediamo naturalmente domani. Buona serata a tutti.